Fischia il direttore di gara, inizia Wospak con le Salario. Pallone messo dentro da De Carolis, la sfera che rimane in area di rigore del Colle, forse un tocco con il braccio, arriva poi il tiro di Fanelli, subito vantaggio del Wospak al primo minuto di gioco. De Leonardis recupera il pallone al centro del campo, fa lappa, attende però che salgano i suoi e ricomincia da De Leonardis. Carilli alza la testa, entra ora, fa lappa in area di rigore, il pallone infatti è per Angelini che salta un avversario, ancora Angelini prova a metterla dentro, il passaggio verso Fanelli per la doppietta del 4 e 2-0 Wospak al 13° minuto. Calcio d'angolo dalla sinistra, colpo di testa di Carilli, di poco al lato, era saltato in solitaria il 3. Calcio di punizione al limite, andrà Carpinetti, 4 in barriera, parte il capitano di pochissimo sopra la traversa. Calcio d'angolo ora a destra, parte De Carolis, traiettoria lunga, colpo di testa di Fontana e sforbiciata poi di Carpinetti, alta. Rimessa laterale a cercare Leonetti con il petto. Avanza De Leonardis. Accenna l'uscita a Simonetta. De Leonardis decide di cambiare fascia da Fontana. Alza la testa, guarda dentro l'inserimento di Angelini. È buono lo stop. Angelini! Grande risposta di Reinero. De Carolis. Angelini. Prova a avanzare Carilli, c'è Fanelli dentro l'area, il pallone messo dentro, Frattesi tocca, Angelini ancora, recupera la sfera, viene messo giù, calcio di punizione, batte subito il calcio di punizione, fa lappa, la tira sul portiere, occasionissima. Frattesi è D'Amato, 4 in barriera, parte il 10, il tiro è sul muro, prova ancora e arriva il duplice fischio del direttore di gara, finisce il primo tempo 2-0 per il Wospak. Fischia il direttore di gara De Carolis sul secondo palo per Fontana che la mette dentro, arriva Carilli per il 3-0. Calcio di punizione battuto subito in avanti per lo scatto di Angelini che lotta con Nicoletta, ancora Angelini, la parata di Reinero. Torna dietro il numero 8 che prova a ricominciare da Carilli, subito si fa vedere dentro il pallone, non arriva nessuna deviazione, troppo alto, comunque arriva Fanelli a tenerla in gioco, traversone rimesso dentro, il tiro di Sazio per il 4-0 del Wospak. Rimessa dal fondo, pallone che può diventare buono per Angelini che però decide di aspettare, pallone poi per Stazio e arriva il triplice fischio del direttore di gara, vince il Wospak 4-0 e rimane al primo posto in classifica.